Non so se avete mai sentito parlare del Collegio, quel programma trash che va in onda su Rai 1 dove una ventina di adolescenti tra i 14 e i 17 vivono e studiano dentro un collegio ambientato nel passato e ovviamente vengono fuori delle scene inenarrabili. Ecco, io in tutta la mia vita non ho mai visto una puntata e in realtà l'unica cosa che guardavo erano le reaction del Masseo che mi fanno spaccare. Bene. Ho deciso qualche giorno fa di guardare per la prima volta una puntata e l'ho fatto in diretta con voi su Twitch. Sono uscite delle cose veramente... No! Svegliatevi! Basta, basta! Pietose. Così ho deciso di condensare il meglio del peggio in questo video. Perché dunque vi starete chiedendo voi su questo canale porto un video del genere? Diciamo che mi andava di fare qualcosa di diverso al solito e di portare ogni tanto qualche contenuto solo per ridere senza nessun particolare motivo. Oggi quindi non parleremo di motori, quindi se siete appassionati di moto, occhio a guardare questo video perché vi farete male. Mentre invece se siete nuovi su questo canale e questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere iscrivendovi e dicendomi se volete vedere anche la seconda puntata. Via col collegio! Raga, dura 2 ore e 29 minuti? Vabbè raga, mettiamoci comodi. Vi siete sintonizzati sulla frequenza giusta. Qui, in collegio, non si balla. Il collegio preserva ste del mondo giovanile. Fuori! Sorveglianti. Cosa ho visto? Posso andare al bagno che devo fare un ruttino? Ma davvero? Buonasera. Sono Filippo, ho 14 anni, ho la febbre del sabato sera e non voglio guarire. Dai raga, questo è un figo però, c'ha carattere, c'ha personalità. Io ho 14 anni ero un rincoglio. Filippo ti apre la porta, è gentile. Raga, questo se ne farà tutte. Mi devo un po' ambientare tutto qua. Grazie. Mia madre e mio padre sono entrati e io sto qua sotto al sole, sto a fare la colla. Raga, sono passati 7 minuti e mi voglio strappare gli occhi. Ma il primo giorno di scuola, ma non puoi farti riconoscere subito? Signora, anche lei, grazie, gentile. No raga, non l'hanno organizzata questa. Non si è messo il cameraman lì apposta. Il professore non ha fatto finta di non vederlo. No, non lo vede che in mezzo a queste MILF c'è questo con questo ciuffo da TikToker che passa. No. Lei scusi, come mai è qua? Mi chiamo Simone, ho 16 anni. La mia vita è fatta di moto, famiglia e fare casino con gli amici. Mi spiace per il ciuffo da TikToker, però una cosa giusta l'hai detto. La mia vita è fatta di moto. Moto. Quando vado in moto. Ma poi non è la moto, ma è lo scooter. No, ciao. È lo scooter. È lo scooter, raga. È lo scooter. Zio, è lo scooter. Cazzo, non mi puoi chiamare lo scooter moto. Ma ci credo che poi ti bocciano a scuola. Io entro al collegio. Come va a finire lo scopriremo. Cioè che esci il primo giorno, ecco come va a finire. Signori, il preside del collegio. Aia, questo me lo ricordo, questo è cattivissimo. Questo è Darth Vader senza maschera. Buongiorno. Raga, scusate, però veramente. Raga. È lui! È Darth Vader! Il collegio. Ui. È lui! Magari c'è qualcuno di voi che preferisce non affidarci il figlio. Lo dica. No. Alza la mano. No. Ma secondo te siamo arrivati fin qua? Nostro figlio può fare i follower e iniziare a guadagnare un sacco di soldi e ci tiriamo indietro? Io sono venuto qua per fare casino, quindi se non faccio casino me ne vado a casa. Vai a casa, fai un favore a tutti quanti. La vedo già. E io non spero di cambiare il mondo, sono convinta che lo farò. Oh, Greta Thunberg. Raga, voglio dire una roba però, ricordiamoci che a 16 anni, io a 16 anni ero in lei e già veramente troppo avanti. Quindi io per adesso punto tutto su di lei e su Michael Jackson. Io sono d'accordo con le sue regole, però sarebbe bello magari avere un confronto diplomatico in cui anche noi studenti possiamo dire come la pensiamo e poi arrivare a un finale compromesso. Toh, Darth Vader! Io non ci sto capendo niente. Non avevamo dubbi. Ci chiudiamo in una torre d'avorio. Che cos'è la torre d'avorio? Una torre? Che ne so? Ci saranno diverse cose. Comunque raga, voglio dire una roba. Cioè, questa è una cosa importante. Io... da uomo, al primo giorno di ogni anno, di ogni scuola, dalle elementari, appena entravo in classe, cercavo subito quale fosse la più gnocca della classe. Com'è che questi sono lì da un'ora e ancora non hanno parlato di ragazze?
fare, no, perché c'ho i follower, voglio TikTok, faccio questo perché io... Non studia. Bravo, oh, ma che non studi? Io studio. Sì, non che studia. Cazzo dici? Che non sai neanche cos'è uno scooter, che lo chiami moto. E Simone fa quello che vuole. Se vuole fischiare, fischia. Se vuole scappare, scappa. Se vuole saltare dalla finestra, salta dalla finestra. Se vuole via, fa... Tagli due sberle. L'uccisione di Cesare in che data avviene? 1900. Ma che cazzo 1900? 1900. No, dai. 1900. Alla domanda quali sono le fragilità di sua figlia che potrebbero ostacolarne il percorso all'interno del collegio? Solitudine, sottovalutarsi, attacchi di ansia. No, mi dissocio da tutto quello che ho detto prima, scusa. Chi sono secondo lei i bruti? I bruti sono le persone che non vogliono ascoltare e che non vogliono osservare. È la risposta definitiva a questa domanda. Veramente avanti, oh! Qui io sono ad Elba. Ad Elba? Può essere. Se si chiama Isola d'Elba, dove cazzo deve essere? Se non c'è. Cioè, dove è l'Italia? È in Francia. Sicuramente è d'Elba, che forse c'è tanta erba, non lo so. Provo, forse Elba è in greco, di tanto tempo fa. Solo sull'Isola d'Elba c'è l'erba, e quindi per quello l'hanno chiamata Isola d'Erba. Solo che c'erano i cinesi, non sanno dire erba, dicono Elba, e da lì è nata l'isola d'Elba. Amore mio, non metterti mai contro di me, placati. Un voto non mi piace, faccio sempre tipo la vittima, inizio a piangere. Però, cioè, io ho studiato tutta la settimana, cioè non mi può mettere 9,5, almeno 10 me lo merito. Per... Dai, ma sei una manipolatrice. Forse i capelli sono un po' lunghi. Sono un po' lunghi, no, no. Ah, te li taglieranno, io sto aspettando solo quello. Ma perché? Una ragazza che non vuole più andare a scuola chiede di entrare in collegio. Perché voglio i follower. Qui voglio dire una roba, raga. Cioè, che se tu esci dalla scuola, che sei un ignorante, che non studi, tu puoi anche fermarti alla terza media, raga. Il mio amico Andrea Gilardoni ha la terza media. Ciò non vuol dire che non abbia passato la vita a studiare. Non ha studiato a scuola, ma ha studiato, ok? Ha studiato un sacco. Se tu molli la scuola perché vuoi lavorare, ma poi non studi, quando ti troverai in difficoltà, che i tempi cambiano, siamo nel 2021, oggi ci sono questi, con TikTok tra 10 anni ci sarà qualcos'altro, e se tu non sei sveglia e non ti sai adattare ai tempi, quello che scrivi tu è giusto. Tu dici, sto discorso non vuol dire nulla, se fai follower e riceve sponsorizzazioni diventa di fatto un imprenditore o imprenditrice, chiamiamola come vuoi. Sì, ma se tu ti trovi tra le mani un qualcosa, ok? Se quella cosa che ti arriva a mano te non sai gestirla, è un problema. Perché loro adesso sono felici che fanno il collegio, ma poi gestire rapporti con i brand, gestire i contenuti che fai, gestire la fanbase, il fatto che adesso saranno famosi tutti questi qua, ma l'anno prossimo non si ricagherà più nessuno perché ci sarà il nuovo collegio. Cioè, questa roba ti fa fare su, ma se poi non hai la forza, cadi giù. E quando cadi giù da quassù, ti fai molto male. Siete tutti ammessi in collegio. Così. Cioè, la gente mi prende per il culo. Tesoro, andavi in giro con un cappello, sembravi Gwendalina. È arrivato il momento di consegnare tutti gli oggetti proibiti dentro il collegio. Consegnate gli smartphone. Telefoni. Per il salame si trova un rifugio perfetto. No. Ma io dico, ma devi nascondere una cosa. Ma secondo te non vanno a guardare sotto il letto? Quelli del salame sono dei geni. Se non riesce, usa anche tanti scamotage. Gli scamotage. 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 Seguo la muda. Tanto i soldi li mettono i miei genitori. Beh. Ma sì, tanto pagano mamma e papà, io non faccio un cazzo. Ma chi se ne frega, ma mi sembra proprio... Quando mamma e papà non ti pagheranno più le cose, ma come farai? E dovrai lavorare? Ah, ma tanto ci avrai i follower del collegio. E io ho tre lacche diverse. Quella, quando durante, diciamo, sei sudo e si ammosce il ciuffo. Scusa, c'hai tre lacche e i tuoi capelli fanno così... Filippo è carino, devo dire. Oh, svegliatevi! Non è possibile che non ho ancora sentito un maschio parlare di ragazze carine e sono le ragazze che parlano dei ragazzi carini. Una volta in un giorno che sentiamo i tuoi benedetti. Vabbè, questo si chiama essere persona a modo. Comunque, la non essere, no? Perché mentre lei parla, quella le fa le trecce dietro? Ma perché? Allora prova a smentirmele, dimostramelo con un sillogismo che dico delle cavolate. Amo, però se te non vuoi star sul cazzo, non puoi dire usare la parola sillogismo. Secondo te sanno cos'è un sillogismo queste che dicono che Cesare l'hanno ucciso nel 1900? Anche tu. E allora accorrà. No, io non li faccio. Capelli? Io mi passo la macchinetta. Dai, le
Respira, respira. Grazie. Non fa male tagliare i capelli. La pago, se mi taglio poco. Ah, cosa mi taglio? Dai, dai, taglionetto e via. Via 20 centimetri di capelli e dentro 1 milione di follower. Dai, 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 dai. Data! Bellissimi. Bellissimo. Non ci posso credere. No, no, basta. Io non sento la faccia. Dobbiamo aggiustarmi la giusta per taglia di più. Ma no. Basta. Ricrescono. Si chiamano capelli. Sono fatti apposta perché ricrescono. Ma sta anche meglio. No, veramente, tornate là. Pensa ai followers. Venga, venga. Ah, via il ciuffo da TikToker. Questa gliela faccio pagare. La mattinata. Sapete che non l'ho più riconosciuto senza quel ciuffo orribile. La signorina Accorrà. Aia, no, mentre sta mangiando. Non puoi andare a disturbare Darth Vader mentre sta mangiando. Non riesco più a guardarmi allo specchio. Perché hanno tutti la voce come se... Parlano come le due fumatrici, le gemelle dei Simpson. Ehi, ma mi devi firmare un paio di autografi. Alzati, vai. Ma scusa, ma perché sono tutti senza voce? Però questa è violenza capillare. Violenza capillare. Oh, ma è anche più bello di prima. No, non ci credo. Sapete i capelli, però, cavolo. Ma se vai al collegio e siamo alla sesta edizione del collegio, e se ci vai è perché hai visto le altre cinque, lo sai che ti tagliano i capelli. Preparati psicologicamente. Signore, aspetta la sera. Ma se ne prendere il mio posto, faccia l'autonomo. Ma dove ti vuoi? Ma io posso dire. Raga, il fatto che quando parla quella ragazza lì devono mettere i sottotitoli. Mi dissocio, però mi fa ridere. Però quel comportamento vi abbassa i miei voti, perché sono molto chiacchierona. Io vorrei farvi svolgere un tema. Adesso vi detto la traccia. Quali sono o sono stati i tormenti e i conflitti che hanno segnato la tua vita? Ma questo è un tema tosto, cioè. La morte di mio padre. Ecco, tutta storia. Un attentato a Barcellona. La mia spettacolare nonna mi aveva lasciato. Signorina Cashiro, non scrive. Le cose troppo personali a me non piace parlarne. Per far sentire amate e protette le persone, anche se è atroce assistere continuamente alle loro sofferenze, anche se fanno soffrire. Io lo dico sul serio, quanto è brava. Questa ragazza da grande fa la strada. Io lo dico qui oggi, in questo video. Ne riparliamo tra 10 anni. Vediamo dove sarà. Lei merita di uscire da qua coi follower. Lei. Perché lei c'ha una testa incredibile. Comunque, raga, posso, cioè, farvi notare l'assurdità di questa relazione di amicizia che si è andata a creare? Cioè, abbiamo Greta Thunberg, che è diventata migliore amica con Erfaina. E materia e antimateria. Sofia piange mentre legge il tema. Io non capisco perché. Perché non ho capito manco una parola di quel. Perché non capisci un cazzo. Lei lo ha capito il tema. Non ho capito niente. E ride. Ma è strano. Mi piace tantissimo Sara. Oh, finalmente uno che ha trovato la ragazza che gli piace e parla di. I limoni, signora! I sorveglianti sono lì per una missione: frugare tra gli oggetti personali dei collegiali alla ricerca di oggetti proibiti. Un cellulare. Scommettiamo di chi è il cellulare. Io azzardo del biondino che aveva il ciuffo da TikToker. Io arrivo, che il cellulare non c'è. Mi sono rimasto male, però da una parte me l'aspetto. Dio bo! Te l'ho trovato il telefono. Voglio adesso. Come di casino, sai? Ma mi devi firmare un paio di autografi. Se l'hanno trovato? Bravo, Ale. No, vabbè, non ci credo. Zio, non è Fruit Ninja. Sono due cose differenti. L'unico sport che mi piace è dormire. Afferri con la mano la racchetta. Afferri con la mano, no. Dai. Lì, con la destra o in mancina? So destrale. Ancora tu. So destrale. Abbiamo trovato un gambo in cui Sofia non è brava. E soprattutto dovresti star zitta. Zio, vale. Cattiveria. Come? Fin quando non vedo non ci credo. Ma mi devi firmare un paio di autografi. Ma cosa me ne frega a me? Cioè, ma cosa cambia? Da colore a non colore un attimo così. Voglio una puntata in cui lui non parla. Per favore, fidati, svolta la tua vita. C'è una danza dell'amore che continua. C'è da dirti una cosa, ma non so se dirtela ora o dove. Dai, dai, dai.
Dillo che ti piace, diglielo che ti piace. I limoni, signora! Dopo vengo in campo. Va bene. Ma non, no, non puoi tirare la staccata così, zio. Si è chiuso l'anteriore. Non puoi dire dopo vengo in camera, che non vi siete ancora neanche dati un bacetto. Cazzo, le basi. Consideriamo la proporzione. Ah, vieni, ci è andato in camera. Non l'ha fatto l'iSide. Come disse Guido Meda a Valencia con Marx, che era caduto. Era caduto! È caduto! Era caduto e l'ha ripreso! È caduto e si è ripreso! La musica italiana vanta grandi talenti. È importante riuscire a scovarli anche tra le nuove generazioni. Oh, cazzo, minchia, la figa. Però, oh, è la prima volta che lo sento parlare di ragazze. Ok, allora, Romano, ha qualcuno a cui dedicarla? Questa canzone? Assoluta Sara. In un mondo che non ci vuole più. Canta peggio di me questo. Tipo è galante, un gentiluomo. Mi ha fatto sentire come se fossi l'unica nella stanza. Oh. Oh. Ragazzi, gliel'ha dato lei il bacio. Però gliel'ha dato sulla guancia. Questo è il primo passo per la friend zone. Ma ci pensate, se alla fine del collegio lo friendzona così. Io so solo che sto perdendo la pazienza. Perché sta perdendo la pazienza? Voglio sentire la mia ragazza. Voglio scrivere una lettera al preside perché mi faccio chiamare la mia ragazza. Basta, smetti, non parlare. Sono io che penso a una persona che mi è venuta a mancare. Vorrei sapere quello che pensa l'altra persona. Leggere nella mente. Esatto, per capire quello che pensa e riempire le mie sicurezze. Grazie, grazie, grazie. Finalmente hai detto qualcosa di bello e intelligente. Grazie. Sì, ho perso mio nonno che per me era come un padre. Che cosa l'ha insegnato? A vivere. Oh. Oh. Dai, dategli un abbraccio a tutti quanti. Simone è una bella persona. Io me l'ho accorta fin dal primo momento e non mi ha ingannata con questa sua veste da ragazzo sicuro. Si vedeva immediatamente che è una persona... Raga, l'ha capito lei, non l'avevo capito io. Ma veniamo alla classifica di merito della settimana. Classificone. Ragazze, dai, sappiamo già chi è, chi vuoi che sia. La signorina Masserini. Si alzi. Come? Ma come? Ma no! Guarda come rosica! Pensavi di essere tu la migliore, e invece no! Fra i maschi, il migliore il signor Lofaso. Si alzi. Davvero, grazie. Ma lui chi è, raga? Scusate. Complimenti. Scusate, lui chi è? Ma è arrivato adesso? Raga, ma io non l'ho mai visto. Ma questo è stato in un angolo tutto il tempo a fare i compiti bene. Io non l'ho... Ma questo sei imbucato. Veniamo ai peggiori. Fra le signorine... Allora, la peggiore. Io dico la napoletana, quella con i sottotitoli. Ecco. È stata la signorina Cangiano. Ma non ci faccio. Cosa ti avevo detto? Per quello che riguarda i maschi. Dai, sappiamo chi è il peggiore dei maschi. La situazione è più complessa. Quattro di voi questa settimana sono risultati non classificabili. Si alzino i signori Casadei, D'Ambrosio, Romano e Maroni. Non so cosa fare di voi. Speriamo che il preside sia buono con me e che capisce l'errore che ho fatto. Che capisca i congiuntivi. Mi dispiacerebbe veramente troppo se non vengono ammessi. Mi darebbe anche molto fastidio. Mi piacerebbe se non venissero. Porca di quella. Mi dispiacerebbe se non vengano. Se non vengono. Posso dire una cosa? No. No, fuori. La nuova aspirante collegiale è buona tutta. Ho le incisi. C'è una new entry? Questo atteggiamento non passerà inosservato. Mamma mia, si aspettano grandissime cose. Bene, sono estenuato da questa prima puntata del collegio. 2 ore e 30 minuti. Grazie, ma meno, per favore, prossima volta meno. Uscirà il video su YouTube perché secondo me c'è del materiale divertente. Sono pronto a rovinare questo canale
con questa meravigliosa edizione del collegio. Vado a dormire perché sono finito dopo 3 ore e 36 di live. Grazie a tutti voi rimasti, abbiamo fatto numeri incredibili. 1200 spettatori di picco per il collegio. Io non li faccio con iRacing, li faccio col collegio. Ne varrà la pena, ne è valsa la pena. Grazie a tutti ragazzi, buonanotte a tutti e ci vediamo la prossima settimana.